studiare un libro senza aprire il libro. Nella puntata precedente, in cui abbiamo parlato del segreto dei segreti per studiare all'università, abbiamo scoperto che la maggior parte dei problemi si hanno perché siamo troppo ancorati al libro di testo. Cosa non piacevole per nessuno dei tre tipi di studenti, una cosa che mi raccontano moltissimo gli allievi dei corsi Memovia quando si iscrivono, di essere andati in grande difficoltà perché hanno preteso di ricordare le cose pezzo per pezzo, elemento di dettaglio per elemento di dettaglio a memoria, oppure hanno voluto capire in profondità ma si sono persi alcuni pezzi, oppure sono stati abituati nella vita a fare tanti collegamenti tra gli argomenti, tra i concetti, però poi se ne perdono proprio i dettagli. La coperta è sempre troppo corta e con gli allievi Memovaliant siamo diventati ossessionati dal creare quella che è la BMW dei metodi di studio, cioè da sviluppare tutti e tre gli aspetti fenomenico, nucleare e dinamico quando studiamo. In questa bellissima puntata vediamo, come promesso, tutte le tecniche pratiche che vi consiglio per studiare un libro universitario e, questo è il vero segreto, la mia proposta è di farlo, in un certo senso, prima di aprire o senza aprire il libro universitario stesso. Vediamo come. All'interno del corso Memovia abbiamo sperimentato questa modalità, questa teoria che abbiamo creato insieme su tutte le materie. Facciamo un esempio pratico, un po' meno scontato del solito. Parliamo di apprendimento delle lingue. Uno studente nucleare apprenderebbe una lingua memorizzando parole a nastro, cercando di saperne il più possibile e vedendole magari anche un po' in contesto, facendo gli esercizi di grammatica. Lo studente che aggiunge l'aspetto fenomenico non si limita ai termini isolati o alle parti di grammatica isolate, ma cerca anche di trovare delle strutture, dei pattern ricorrenti o delle frasi ricorrenti. Cerca di capire come le parole, le frasi, le strutture grammaticali vengono utilizzate più spesso in contesto e cerca di ricordarle così. In pratica studia le frasi anziché le parole. E infatti qui arriva il terzo livello. Al terzo livello questi elementi ricorrenti ci riportano a quello che noi abbiamo già utilizzato nel passato oppure che abbiamo già visto, già studiato. Adesso questo era solo un esempio per farci capire che il modo di studiare che abbiamo si ripercuote in qualunque ambito dell'apprendimento. Siamo comunque sempre in prevalenza o fenomenici o nucleari o dinamici. Se sei uno studente fenomenico, purtroppo tendi a capire tutto subito in profondità e quindi studi molto lentamente. Ottima cosa, però che cosa ti conviene fare? Ti conviene leggere tutto un capitolo, addirittura tutto un libro, per avere una visione d'insieme prima di iniziare a studiare. Dove per studiare si intende stavolta andare in profondità nella comprensione, ma dopo che si è capito quali sono le cose importanti, perché altrimenti ti saresti soffermato o soffermato a cercare di capire tutto, anche le cose poco importanti ai fini dell'esame. Quando finisci questo lavoro di comprensione profondissima, chiudi il libro, questo è il piccolo segreto, e cerchi di vedere che cosa ricordi, in particolare quali sono tutti gli elementi di dettaglio che dovresti ricordare, a prescindere dalle spiegazioni. Puoi anche scriverli su un foglio, l'importante è che tu sappia quali sono gli elementi di dettaglio, così oltre all'aspetto fenomenico hai sviluppato anche quello in cui probabilmente sei più carente, che è l'aspetto nucleare. Se sei uno studente o la studentessa per lo più in dinamica, quindi la maggior parte delle tue energie e del tuo tempo sono nel cercare le connessioni tra le cose e ti perdi un sacco di dettagli, a volte anche l'elaborazione profonda di alcune di esse, devi creare purtroppo degli schemi. Non sarebbe male se fossero scritti, e questi schemi devono tenere pochissime parole dentro, molto semplici, qualcuno usa le parole chiave, insomma scrivi poco, dai una gerarchia scritta alla tua mente. Rappresenta la tua mente sul foglio e così sarai costretta o costretto a vedere quali sono gli elementi veramente importanti, perché li scrivi e non ti perdi la parte nucleare, ma non ti perdi neanche la parte fenomenica di comprensione, perché ciascuno di quegli elementi importanti andrà spiegato e capito in profondità. Tanto ormai la parte dinamica, cioè di trovare i legami tra le cose, l'avrai già fatta per iscritto, quindi la tua esigenza di logica sarà già stata soddisfatta. Perché questo lavoro per gli studenti dinamici va fatto a libro chiuso? Torniamo al nostro discorso di non aprire il libro universitario, perché l'abbiamo detto tante volte, gli schemi si fanno dopo aver studiato, questo è fondamentale, e poi dobbiamo fare anche un gioco che è una tecnica bellissima, quella del professore incapace. Immagina di essere un professore che non è stato molto capace di spiegare la materia alla classe che ha davanti e quindi tutti gli studenti hanno dei punti interrogativi giganteschi in fronte e gli chiedono: professore, non abbiamo capito bene
bene come dovremmo esporgliela questa cosa all'esame, che cosa le dovremmo dire esattamente. Ecco, per loro, al libro chiuso, devi fare tutte le connessioni possibili, cercare di richiamare tutto quello che è importante e anche di spiegarglielo bene, perché altrimenti, ripeto, non lo capirebbero. Se infine sei uno studente nucleare, la maggior parte degli studenti, la soluzione è drastica, devi proprio studiare senza aprire il libro. Come fai? Fai una tecnica che viene definita di prestudio, ti prendi una lista degli argomenti o l'indice del libro e anziché studiarli sul libro, ti fai un'infarinatura generale su internet da Wikipedia, per esempio, cerchi di apprendere il più possibile da ciascun argomento, ovviamente in modo diverso da come ti verrà presentato nel libro. Quando inizierai a studiare il libro, ne saprai già la metà e certe cose andranno rifinite, certamente, ma non rimarrai troppo ancorata o ancorato alle pagine, alle strutture del libro stesso, persino alle frasi. Sarai una persona molto più libera di studiare, di apprendere, di costruire la tua conoscenza. E quindi resisti alla tentazione di scrivere e sottolineare qualunque cosa mentre leggi, dai una visione d'insieme, leggi prima. All'inizio è un casino, però poi quando si capisce la meccanica del funzionamento del cervello, la fenomenologia dei nuclei in movimento dà i suoi frutti e si diventa dei fenomeni, che è quello che sogno per tutti noi nella community dei Memoviani, a cui ricordo ogni volta che ogni giorno siamo un passo avanti che ci avvicina ai nostri obiettivi, in questo caso la laurea, e ogni giorno ci mettiamo alle spalle un po' di pagine che non dovremo studiare più perché ce le ricorderemo in eterno. Parleremo ancora della FNM, scrivetemi qui sotto in quale parte siete un po' più carente e in quale invece vi sentite davvero forti. Grazie per avermi ascoltato anche oggi. Se vi piace questa puntata e queste puntate, mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale e fate clic sulla campanella, che aiutiamo il canale dei Memoviani a diventare sempre più grande. Accanto a me gli altri due video che potreste guardare e che vi piaceranno sicuramente, mentre li guardate vi iscrivete al canale e mi scrivete nei commenti. Io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare e creare per tutti noi. Quindi ci vediamo domani, Memoviani.